la mia povera schiena bloccata. Finalmente siete arrivati. Vi stavo aspettando. Ma perché queste facce stupite? Non avete mai visto un quadro prendere vita? Pensate che a me capita di risvegliarmi ogni volta che si avvicina qualcuno interessato alla mia storia o a quella del mio casato. Incominciamo dunque. Mi chiamo Giovanni Giorgio Giuseppe De Gentili ed ho vissuto dal 1740 al 1782. La mia famiglia vanta una discendenza dai Gentili di Camerino, nelle Marche. Qualcuno di voi forse conosce il paese di Denno, all'imbocco della valle? È da lì che proveniamo noi Gentili, ma già a partire dal 500 ci siamo trasferiti a San Zeno ed abbiamo costruito il palazzo che oggi, a distanza di mezzo millennio, voi state visitando. Non sempre, quando si cammina per le sale di residenze come Casa Campia, Casa Marta o Palazzo Endrici, Palazzo Moremberg, Casteltun o proprio Casa dei Gentili, ci si sofferma a pensare che un tempo non troppo lontano quel luogo possa essere stata la dimora di qualcuno. Io stesso ho abitato qui. Ai miei tempi ricoprivo un ruolo molto importante. Ero capitano del principe vescovo di Bressanone. Ma basta parlare di me. Voglio raccontarvi invece di più sulla storia della Valle di Non e della mia famiglia. A partire dal 1300, una parte consistente di questa valle versava sotto il dominio del principe vescovo di Trento, nonostante alcune roccaforti continuassero ad appartenere ai conti del Tirolo. C'era una forte contesa tra queste due fazioni ed ognuna cercava di radicare il proprio dominio creando un numero di nobili che avevano il compito di gestire il territorio in loro nome. I vescovi trentini, in particolare, crearono un nuovo tipo di nobiltà, detta dei nobili gentili o rurali, cui appartiene anche la mia famiglia. Queste casate erano esentate dal pagamento di tasse straordinarie e veniva loro consegnato uno stemma riconosciuto dal vescovo. Lo stemma dei gentili lo potete ammirare all'ultimo piano del palazzo. Nel periodo in cui io stesso vissi in queste terre, la nobiltà rurale si andò diffondendo in tutti i paesi della valle. Fu nel 1770, infatti, che commissionammo la costruzione dell'altare maggiore, che si trova nella Basilica dei Santi Martiri di San Zeno. Ho sentito sussurrare da alcuni di voi che la potete ammirare ancora oggi. Al suo interno troverete una pala di Giambattista Lampi, eccezionale pittore del mio tempo, che raffigura proprio i tre martiri. Ma con l'avvento di Napoleone nel 1807 tutti i nostri privilegi cessarono improvvisamente e non vennero mai più ripristinati. Era la fine di un mondo, del nostro mondo. Ma la Valle di Non ha continuato a vivere, si è evoluta, arricchita, diventando la splendida località che è oggi. Non sono certo io in questo caso il narratore più adatto a raccontare la sua storia. Io non sono che un'ombra del passato, un ricordo radicato in queste pareti ricche di storia. Io sono un avo dei vostri avi. Vi voglio presentare invece i nonesi di oggi, gente che coltiva la terra, uomini di religione, lavoratori emigrati all'estero in tempi duri. Ognuno di questi quadri vi racconterà la sua storia personale, proprio come ho fatto io, ed il risultato sarà un affresco generale sulla valle per come è oggi. Incominciamo con Monsignor Severino Wiesentheiner, un'ottima guida per chi intende conoscere di più attorno alla religiosità della Valle di Non. Se avete ancora bisogno di me, sapete come risvegliarmi.